Quindi andrei immediatamente al tema del nostro incontro, frane, alluvioni e diciamo, le mappe del rischio. Questo ovviamente sono un tema rilevante in sé, lo sappiamo, ma sono un tema ancora più importante perché negli ultimi anni, non solo con la struttura di missione, ma anche prima con gli ultimi interventi del Ministero dell'Ambiente, si è cominciato a fare una politica di prevenzione del rischio alluvioni, del rischio frane, che è basata su dei dati. Questa può sembrare una banalità in un paese normale, dice se tu devi fare attività di prevenzione, dove la puoi fare? Devi vedere dove ci sono i rischi, lo dice la direttiva europea. Fate analisi di efficacia, di efficienza e intervenite. No, non è così. Per troppo tempo questo paese ha fatto scelte anche tecniche guidate principalmente dalla politica. Dalla politica non vuol dire che c'era una sede, un organo centrale politico che prevedeva e vedeva tutto, ma insomma si sceglievano, erano i 100 e 1000 assessori distribuiti sul territorio, erano gli amministratori che decidevano sulla base di canali di vario tipo. Ecco, invece mi sembra che con il DPCM abbiamo fatto nel maggio del 2015 si è stabilito in maniera precisa che le scelte di prevenzione sul dissesto idrogeologico vengono fatte attraverso la valutazione di dati di rischiosità. Io penso che questo sia un importante passo e penso, voglio sperare, che da questo punto non si ritorni indietro, perché i ritorni indietro sono sempre possibili. Ed è un'acquisizione che il nostro paese ha e dobbiamo tutti mantenerla e tenerla gelosamente. Detto questo, viene il secondo passo. Se effettivamente dobbiamo fare una politica che si basa sui dati, che si basa sulle informazioni del rischio, bisogna che queste informazioni abbiano due caratteristiche. La prima, l'altro giorno parlando alla Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile Nazionale, abbiamo detto, ma intanto bisogna che si avvicinino ai dati veri. Ora, voi sapete che i dati veri, si potrebbe entrare in un dibattito filosofico, quali sono i dati veri? Diciamo, io mi accontenterei di dire i dati, i migliori dati che sono a disposizione della conoscenza generalizzata in tutti i campi su questo settore. È così oggi? Non lo so. Io voglio sperare che, per questo io reputo che questa sia una riunione importante della nostra comunità, voi sapete il mio pallino. Creare una comunità del dissesto, della lotta al dissesto idrogeologico, scambiamo tutte le stesse linguaggi, ci scambiamo tutti gli stessi dati, percepiamo tutti gli stessi problemi. Io penso che con questa presentazione di oggi, con l'ISPRA che fa da coordinamento, a mio avviso giustamente, del sistema delle autorità di bacino e domani dei distretti geografici, possa essere il primo step che mettiamo a punto. Questi sono i dati migliori che abbiamo sul rischio idrogeologico. Terzo punto, i dati non devono essere solo migliori, ma per quanto riguarda noi, pubblica amministrazione, che poi interveniamo, devono essere, tra virgolette, certificati. Perché? Perché non basta dire che esistono dei dati buoni da qualche parte. E io prendo un po' i migliori, c'è l'Università di Pavia che ha fatto uno studio su, c'è il centro di ricerca, questo va benissimo nella fase di istruttoria, e va bene che sia così continuamente, che ci sia delle università, delle aziende, dei professionisti che vanno avanti, ricercano, portano avanti le informazioni. Ma poi io, pubblica amministrazione, ho bisogno di avere in qualche modo qualcuno che tutta questa conoscenza la mette assieme e riesce a codificarla e a rendermela certificata. Perché?
perché io ho bisogno di rispondere quando faccio un intervento alla comunità nazionale e ho bisogno di dire se ho scelto di fare prima la cassa di laminazione di Parma invece della cassa di laminazione di Forlì è perché i dati mi dicono che intervenendo su Parma io faccio un intervento più efficiente, più efficace, più rischioso, che ha la priorità rispetto a quello fatto su Forlì. E questo non devo fare in maniera ufficiale, non può essere basato. E il cittadino di Forlì deve poter andare in qualche posto, trovare questa informazione, confrontarla, verificarla e darmi poi il voto a me, struttura della pubblica amministrazione, hanno fatto le scelte. Guardate che anche questo non è un sistema, è un sistema banale. È l'idea di dire, si cerca di fare il processo decisionale basato su degli elementi sostanziali. Però possiamo dire che è sempre stato così. Possiamo dire a un cittadino che ha un problema in casa è convinto che la scelta sul comune accanto, sulla regione accanto o sul pezzo di provincia accanto è stato fatto perché il suo era secondario in termini di rischio? Il giorno in cui il cittadino sarà convinto di questo, avremo fatto un altro grande passo importante. Quindi la informazione sia reale e l'informazione sia certificata. Il quarto punto, posso vedere le mie slides? Dov'è Antonello? C'ho proprio due o tre slides che... Il quarto punto è il discorso con Bernardo e Fabrizio Cuccio, ne abbiamo parlato più volte. È un altro elemento che diciamo nella discussione non sempre riusciamo a cogliere, a trovare. E qual è? È che qua figlio questo di fianco e va bene, perfetto, grazie. Che quando io faccio gli interventi ipotizzo di intervenire in un rischio 100 e di ridurre questo rischio a 4, a 80, 90, 70, 60, 50, diciamo tutti che ridurre poi il rischio verso 0 è quasi impossibile perché ci possono essere eventi al di fuori della previsione anche del rischio. E poi perché voi sapete che via via faccio interventi per abolire il rischio, i costi per abolire questo rischio residuo vanno in verso in forma asintotica e quindi sono destinati a diventare inefficienti. Ma tutto questo ragionamento c'è quando noi facciamo questi interventi, io l'ho mai visto. Quindi è un altro punto su cui dovremmo lavorare. Perché a me non basta dire che io intervengo su Parma perché il rischio è 10 e non intervengo su Forlì, che sono casuali, lo dico ai giornalisti, non c'entra nulla, e non intervengo su Forlì perché rischio 8, ma io devo, a parità di risorse impegnate, capire se l'intervento che faccio sul Parma mi porterà il rischio da 10 a 9 a 8 a 7 a 6 e se l'intervento che faccio sul Forlì eventualmente mi avrebbe portato con le stesse risorse ad un abbattimento del 20, del 30, del 40. Questi ragionamenti noi bisogna cominciare a farli, non dico su ogni piccolo interventino di una frana di montagna, ma sui grandi interventi questa è una cosa che noi dobbiamo fare. Rischio residuo, valutazione del rischio residuo, valutazione del soldo speso della lira, mi veniva in mente di dire della lira o dell'euro speso per quantità di rischio ridotto e così via. L'ultimo punto che mi sentirei di dire in questa discussione è il problema che noi abbiamo quando interveniamo sui rischi. Noi abbiamo detto, e oggi vi verrà presentato la situazione in Italia per quanto riguarda la popolazione, e noi abbiamo il compito di intervenire principalmente sulla popolazione a rischio. Questo è il nostro primo obiettivo. Ma poi ci sono tante altre cose, ci sono le imprese, ci sono le infrastrutture, ci sono i beni culturali. Noi dovremmo trovare strumenti, stamattina parlavo con gli amici del Ministero delle Infrastrutture e gli dicevo guardate che noi dobbiamo partizionare i nostri strumenti, perché se io ho una grande parte dell'Italia con
infrastrutture comunali e provinciali, perché quelle regionali e nazionali sono garantite da fondi regionali e dall'ANAS che interviene sulle infrastrutture nazionali o ferrovie, se diciamo la parte ferroviaria. Ma dal punto di vista dei comuni e delle province, spesso abbiamo situazioni di infrastrutture che per effetto di frane o di alluvioni hanno danni elevatissimi e non sono raggiungibili dai nostri strumenti, che guardano in primo luogo al rischio della popolazione. Una strada si rompe, un ponte si rompe, rischio di popolazione zero, per noi non c'è alcuna priorità di intervento con i nostri fondi sul dissesto idrogeologico, e quando anche ci fosse noi interveniamo sulle infrastrutture al massimo per il 10%, allora bisogna trovare uno strumento del Ministero delle Infrastrutture adatto ad intervenire sulle infrastrutture per fare in modo che queste possano avere dei risultati. Chiudo, vi verranno presentati questi dati. Questo è il rischio frane, questi sono i distretti idrografici. A me non piacciono molto. Se nel dibattito si potesse anche discutere, io so che a livello parlamentare non si è voluto toccare oggettivamente, perché sarebbe stato, era importante portare la riforma e portarla a fondo. Forse si potrebbe cominciare con una commissione, non so come, ma anche. Sono un po' strano, a parte quell'enclave del Serchio in Toscana, quel piccolo pallino, ma questi distretti geografici qualche problema me lo pongono. Ma il problema più grosso mi pongo, e chiudo su questo e lascio alla discussione, è questa carta delle frane e questa carta del rischio idrogeologico, che continua nonostante si sia fatto un lavoro egregio con l'autorità di bacino, Rivera Orbelli, che saluto, per coordinare iniziative di approfondimento. Io continuo a vedere una situazione, vedo le frane, leggo i giornali tutte le mattine e io poi vado in questa carta e trovo la Calabria, la Sicilia, stanno tranquilli. A me non sembra così. Posso dirlo, non ci vedo a queste carte. Rischio idrogeologico, quasi la stessa cosa. Allora, noi bisogna fare un'operazione importante, come dicevo prima, affinché queste carte, che sono le nostre carte, le carte di tutti, di tutta la pubblica amministrazione, rappresentino il più possibile i rischi veri che si occupano il territorio. È perché abbiamo messo nei rischi nell'alluvione soltanto i grandi fiumi e non i piccoli fiumi. Facciamo uno sforzo di paese per dotare i distretti idrogeologici e il lavoro futuro di risorse per poter fare analisi più approfondite. Sulle frane non so cosa è successo, ma insomma, mi sembra che qui ci sia qualche elemento di discussione, se Puglia, Calabria e Sicilia sono praticamente quasi esente dal rischio. Facciamo questo sforzo notevole e diamo finalmente delle carte su cui possiamo lavorare e che garantiscano un'omogeneità di paese, che è la cosa più importante in questo momento dobbiamo raggiungere. Grazie. Grazie, Mario Maschi. Grazie per le